Prepariamo le nostre tagliatelle rigate al tartufo estivo maturo, aglio rosso di Sulmona fresco, uovo, uova, olio extravergine del territorio, di Prezza in particolare, sale, pentola a bollire. Metto a scaldare l'olio sulla padella, a bagnomaria, con l'aglio rosso di Sulmona. E aspettiamo che l'acqua va a bollire. Inseriamo un po' di tartufo grattugiato nell'uovo e lo sbattiamo. Allora, tagliatelle dell'agraria di Pratola, il sito Serpieri. Quindi abbiamo sbattuto le uova e abbiamo messo un po' di tartufo grattugiato, tartufo estivo grattugiato, scaglietato esattamente, un po' di olio a bagnomaria con dell'aglio rosso di Sulmona fresco in attesa che va a bollore l'acqua e poi facciamo vedere questo piatto veloce e buonissimo. Abbiamo tolto l'aglio che non si è neanche rosolato, però ha conferito i giusti profumi, ha esaltato il tartufo. Stiamo quasi per far scendere la pasta. Quindi abbiamo sbattuto le uova, grattugiato il tartufo, messo da parte dei pezzetti di tartufo che andranno rimessi nel bosco. Tartufo estivo. Abbiamo scaldato l'olio con dell'aglio rosso di Sulmona a bagnomaria, poi abbiamo tolto l'aglio rosso, abbiamo inserito il tartufo e adesso è rimasta solo la fase della pasta di guarnirla con le uova e aggiungere l'altro tartufo. Abbiamo fatto scendere la pasta dell'Istituto Serpieri, fatta dai ragazzi del progetto di Emi e Maiella. Abbiamo tirato via la pasta, la saltiamo. Utilizziamo la pentola a bagnomaria, spegniamo il fuoco. Adesso andiamo a inserire le uova a mo' di carbonara. Abbiamo ridato una giratina alle uova, le inseriamo qui nella pasta, come stiamo vedendo. La risaltiamo. L'abbiamo saltata la pasta con le uova, sta a bagnomaria sull'acqua bollente di cottura. Aggiungiamo altro tartufo, come abbiamo già detto, ha bisogno fargli scostumati. Abbiamo impiattato. Vediamo se si può mangiare. Ragazzi, eccezionale. Tartufo estivo, vino il Tatone, della cantina Terramana, piatto spettacolare. Tagliatelle al tartufo estivo. Ciao, dalla scuola Maiella.